Abbiamo l'ultima domanda e poi darei la parola ai vari ospiti per rispondere. Sì, io non condivido il pensiero della rivoluzione graduale, perché per fare la rivoluzione culturale in Italia basterebbe 2 giorni in cui si applica una legge che di poche righe che dice che l'Italia approva il referendum svizzero legislativo senza quorum. Tra l'altro che è il più importante strumento di democrazia diretta, e con il quale gli svizzeri, 110.000 cittadini svizzeri hanno raccolto firme per fare un referendum che si chiama moneta intera per attaccare il signoraggio bancario delle banche svizzere, pensate, a casa dei banchieri. Ora, le uniche parole guerriere che io abbia mai sentito sono quelle di Beppe Grillo nello spettacolo Apocalisse Morbida, il quale attacca a testa bassa e con coraggio il signoraggio bancario, ispirandosi alle parole del professor Auriti. Mi domando come mai voi in Parlamento non abbiate avuto lo stesso coraggio di Beppe Grillo. Chiudo sulla Catalogna dicendo che l'età dei cittadini, l'era dei cittadini, ma non è l'era dei cittadini catalani, che cornuti e mazziati perché hanno preso le mazzate, e in più in Europa nessuno li ha difesi strenuamente in sede istituzionale, a parte Nigel Farage e a parte Gianluca Corrado nel Consiglio Comunale di Milano, Farage ovviamente al Parlamento Europeo. Mi domando come mai voi in nome della comunicazione non abbiate lo stesso coraggio.